Allora, buongiorno a tutti, grazie. Devo dire che in questo guardo Massimo, abbiamo fatto tanta fatica a convincere la banca a finanziare i condomini, poi ci mettono queste foto e... no, a parte gli scherzi, insomma, è stato apprezzato il suo intervento. Allora, una piccola premessa. Io voglio ringraziare la banca per aver... come dire, lo faccio pubblicamente, l'ho già fatto anche a livello personale, per aver, come dire, promosso e aderito a questo progetto, perché devo dirvi che sotto il lato meramente finanziario, ecco, insomma, io come direttore non so nulla di efficientamento energetico, conosco qualcosa di finanza, ma non mi ci metto, insomma, a parlare di cappotti, di efficientamento. Però devo dirvi che anche lato finanziamento, credo che il credito al condominio, il finanziamento al condominio, il valore al condominio, come è stato chiamato qua in BCC, sia una forma di finanziamento che stravolge parecchio i paradigmi del finanziamento classico. È stato fatto uno sforzo dalla banca, perché la banca normalmente, la banca generica, è abituata a valutare il credito in una forma tradizionale che tutti conosciamo, cioè l'impresa ha il suo rating, il privato ha la sua busta paga, il condominio che cos'ha? Io le prime volte che mi affacciavo magari ai crediti mi dicevano: ma produce utile? No, non produce utile. Come facciamo a inquadrarlo? Quindi sotto questo aspetto devo dire che la banca ha fatto anche le riqualificazioni finanziarie sicuramente, e quindi è andata oltre, e quindi è da apprezzare, insomma, questo quanto fatto. Allora, valore condominio, andiamo nel dettaglio del prodotto, sarò molto discorsivo, molto veloce, poi siamo eventualmente a disposizione anche con i tanti amici direttori di filiale a potervelo spiegare e raccontare più nel dettaglio. Diciamo. Che cos'è? Un finanziamento chirografario, molto semplice. Un finanziamento chirografario, come sapete, non presuppone una garanzia reale, quindi non dobbiamo fare intervenire una fiduzione né da parte dei condomini né da parte dell'amministratore, meno che meno da parte dell'impresa, e non ci sono garanzie reali come può essere, non so, l'iscrizione di un'ipoteca o quant'altro. L'oggetto giuridico è il condominio in forza del suo codice fiscale. Ha una durata massima di 120 mesi, questo perché? Per abbinarlo al tema della detrazione fiscale, quindi per ingolosire anche chi dice spesso in assemblea: ma io soldi li ho, il finanziamento non mi interessa. Invece in realtà mettere sullo stesso binario la detrazione fiscale con la dilazione dovuta al finanziamento è una cosa intelligente. Chiaramente concesso dalla banca, come vi dicevo, dall'istituto di credito, all'ente di gestione del condominio, in forza di delibera assembleare. Questa delibera assembleare deve avere una maggioranza qualificata, e all'interno della delibera l'amministratore è la persona di riferimento e il procuratore del condominio che farà tutte le attività per poter banalmente l'istruttore dell'operazione, fare la richiesta, firmare il contratto e poi procedere eventualmente al pagamento del flusso mensile. Allora, il pagamento, ecco, in questo caso qua, insomma, mi riallaccio un pochettino all'intervento di chi mi ha preceduto. La banca vuole un po' anche essere un po' d'arbitro, no, in questa situazione, quindi di fatto i soldi vengono concessi nel momento in cui il tavolo di cui parlava il direttore all'inizio, insomma, dire, quindi l'amministratore, il direttore lavori, il tecnico progettista, la banca stessa, hanno valutato che c'è stato effettivamente uno stato avanzamento lavori, no? Quindi c'è un progetto a monte che va valutato, va verificato e sottoscritto. Allora, prodotto a tasso zero. Tasso zero non esiste, insomma, vi do questa brutta notizia. In realtà tasso zero si intende, questa è poi la percezione che ha il condomino nel momento in cui andiamo a concedere il finanziamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ve lo racconto dalla fine, il terzo attore, che è l'impresa, si fa carico degli interessi. Chiaramente, se la vedete da questo punto, evidentemente dite: è un pazzo quello dell'impresa che si fa carico degli interessi. Bisogna vederlo dall'inizio, dove evidentemente un'impresa, come ben sapete, quando prende un appalto, il
primo posto dove va in banca a chiedere un finanziamento, a chiedere uno sconto, quindi un costo finanziario sull'operazione ce l'ha, lo sostituisce.